aumentare la propria produttività nella vita e nel lavoro è una cosa fondamentale e avere poi la capacità di dare quanto più valore possibile al nostro tempo è una di quelle skill che può fare la differenza. Ho già fatto svariati video dove parlo appunto di produttività, gestione del tempo e buone abitudini. In questo video in particolare ti voglio spiegare come la produttività ha cambiato il mio modo di pensare e di agire sia nell'ambito lavorativo che in quello personale. Ti racconterò nello specifico quali sono state quelle azioni e quelle strategie che ho adottato per essere più produttivo. Prima di iniziare però ti chiedo come sempre di cliccare il tasto rosso che vedi qua sotto con scritto iscriviti e anche quello a fianco con il bel pollice in su. Il primo strumento che utilizzo in assoluto è la to-do list, ovvero la lista delle cose da fare. Questa lista la utilizzo praticamente per qualsiasi cosa e come strumento utilizzo il promemoria, che vado a dividere in 5 categorie: ricordati, produttività, idee, workout e soldi. Queste in particolar modo sono le mie 10 esigenze, ovviamente saranno personalizzabili in base a quello che devi fare tu. Questi promemoria mi servono poi a fine giornata, solitamente dopo cena, quando vado a estrapolarli e a inserirli all'interno del mio calendario, dando quindi delle scadenze e delle date ben precise a quello che devo fare, o magari a degli appuntamenti. Tutti questi promemoria che mi segno divisi per categorie, solitamente vado a trascriverli sul calendario, in questo caso utilizzo Google Calendar o Apple Calendar, vanno bene entrambi, ma ricordati di averli in cloud per non perdere tutto quanto. Vedo tantissime persone utilizzare migliaia e migliaia di app differenti per liste di cose da fare, promemoria o appunti. Io personalmente amo qualcosa di semplice, concreto e pratico. Ecco perché utilizzo tutto quello che c'è direttamente sullo smartphone. Diciamo appunto che preferisco la semplicità per una serie di motivi che non sto neanche qui a elencarvi. Ogni volta non voglio riconfigurare una nuova app o cambiare un sistema se già quello che sto utilizzando va bene. Se invece sei un nerd della tecnologia e ti piace smanettare con tutte le nuove app, fallo pure, l'importante è che ti renda produttivo e non improduttivo, altrimenti sarà solamente una perdita di tempo. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Il secondo strumento che utilizzo molto spesso è appunto il calendario. Anche questo lo gestisco da telefono o PC a seconda dell'esigenza e se sono a casa o magari se sono in giro. E questo perché sebbene voi abbiate una lista di cose da fare, dovrete appunto mettere una scadenza. E poi lo reputo molto importante perché è giusto, per far chiarezza a livello mentale, avere un quadro ben definito della nostra settimana, del nostro mese e del nostro anno, e andare a vedere magari tutti gli appuntamenti che abbiamo eseguito, che abbiamo saltato, capire quali sono i nostri giorni liberi, se dobbiamo fissare un appuntamento e un impegno. Il calendario è uno strumento che mi salva la vita veramente tutti i giorni. Avere una chiarezza della settimana o del mese e di tutti gli impegni che ho, o magari delle giornate libere, è fondamentale per me, così da poter ottimizzare il tutto a seconda delle nostre esigenze. Non utilizzo ormai da tempo calendari fisici, cartacei, ma questo semplicemente perché sono spesso fuori casa. In ogni caso, se tu ti trovi bene con un calendario cartaceo dove ti segni tutti i tuoi appunti, continua così. L'importante è sempre avere un metodo che sia semplice per noi e sia intuitivo. Cosa segno sul calendario? Praticamente tutto. Creo impegni, appuntamenti, scadenze, ad esempio se devo andare a pagare il bollo dell'auto o l'assicurazione, questo me lo tengo segnato perché altrimenti rischio di dimenticarmi. O ad esempio mi segno anche entro quando devo finire un determinato corso, una determinata formazione, entro quando devo terminare un progetto o entro quando devo riceverlo, se magari devo mandare un preventivo. Insomma, mi segno veramente tutto. Adesso però non fraintendetemi, quando dico tutto, dico tutte quelle cose che sono importanti. Se è una che devo fare in 5 minuti, ad esempio se so che devo mandare una mail e ce l'ho già davanti, se mi richiede meno di 5 minuti, il mio consiglio per aumentare la vostra produttività è di farlo subito, in modo che poi possiate scordarvene. Personalmente reputo più di impatto, quando andate a scrivere i vostri appunti, di scriverlo per esteso. Ad esempio, se devo descrivere una cosa da fare, descrivetela pure per intero, non scrivete solamente medico, scrivete cosa dovete fare dal medico, oppure appuntamento con Marco Rossi, scrivete cosa dovete fare a questo appuntamento con Marco Rossi. Ad esempio, io all'interno del calendario mi inserisco anche dei link o direttamente il contatto, la mail, in modo che quando arriva quel determinato giorno a quell'ora ho già tutte le informazioni riunite all'interno di un pacchetto unico e non devo perdere tempo di nuovo ad andare a cercarmi
chissà dove tutte le informazioni di cui necessito. Scrivete tutto quello che dovete fare all'interno del calendario in modo che a prima vista, settimanalmente, possiate dare uno sguardo veloce e capire già tutto. Se magari dovete fare un progetto e vi manca, non so, un attrezzo piuttosto che una parte di quel progetto o una parte dovete delegarla, sapete già che prima di arrivare a quella data dovete fare altre cose. Insomma, spero di essere stato abbastanza chiaro. Il calendario è un vero salvavita, quindi cercate di utilizzarlo. Il terzo strumento per eccellenza che utilizzo sono le note. Se durante la mia giornata mi viene un'idea, vedo un libro, sento alla radio un qualcosa che poi voglio approfondire, non ho il tempo di star lì a farlo, perché nel momento in cui magari sto svolgendo altre cose molto più importanti o che già ho programmato il giorno prima, non vado a perdere tempo, me le segno sulle note e quando ho un attimo poi vado a vedere quali sono quelle importanti e quelle meno importanti. Io cerco di utilizzare le note ogni qualvolta che devo ricordare un qualcosa di veloce e devo segnarmi magari un link, un libro, un titolo di un film, un nome di un cliente. E tutto questo vi rende la giornata più semplice e non dovete star lì a perdere tempo, perché vi basterà dire: ehi Siri, aggiungi nota, scrivere a Luca con SRL. Ecco, e così faccio durante la giornata o durante le settimane per velocizzare il tutto. Poi, una volta che ho un attimo, cerco di guardare le note e cerco di organizzarle. Insomma, molte persone che guardano anche i miei video, o probabilmente anche tu in questo momento, lo starai facendo con un telefono che oscilla tra i 200 e i 1800 euro. Quindi cerca di utilizzare al meglio gli strumenti che hai, cerca di sfruttarli, altrimenti a che servono? Tanto vale avere un bel Nokia 3310 che così quando devi aprire le note lo batti. In maniera più concreta, le note le utilizzo se mi viene un'idea che mi sto scordando e sono in macchina. Ecco che utilizzo note con Siri, ad esempio. Devo fare delle riprese di un video, lo segno su note. Devo organizzare un lavoro, ma adesso non ho il tempo per ricordarmi di scriverlo, utilizzo le note. Voglio segnare il nome di un prodotto, di un'azienda, di un servizio, lo segno su note. Non ho tempo ora di finire quell'articolo, bene, prendo il link e lo metto su note. Insomma, io non ho bisogno di grandi app, sinceramente. Credo più nella semplicità e nella praticità delle cose. Ecco perché, secondo me, questi strumenti sono davvero molto utili e semplici. Credo che nella nostra vita dobbiamo imparare ad essere più frugali per vivere meglio le nostre giornate e aumentare di conseguenza la nostra produttività. Ora voglio fare con te, sì, proprio con te, un ragionamento molto semplice, ma efficace. Se vuoi aumentare la tua produttività, segnati un obiettivo ben specifico e vai a concentrarti al 100% su quell'obiettivo. Dividi tutti i vari step che ti permetteranno di raggiungere quell'obiettivo nelle varie task e con gli strumenti che ti ho appena elencato. Cerca di scrivere per svuotare la tua mente a fine giornata, cerca di programmare le tue giornate per non perdere tempo. E sì, metodico nel continuare a farlo. Ricordati che se una cosa diventa di routine e comunque diventa un'abitudine, questa sarà più semplice da portare avanti. Tutte quelle cose che diventano automatismi devono essere positive e non negative, altrimenti diventerai improduttivo. E in questo caso, se stai guardando questo video che parla di produttività, è contrario al tuo primo obiettivo. Ora però voglio anche dirti di non abbatterti se durante qualche giornata ti senti di non aver concluso niente. È normale se sei umano, almeno spero, insomma. Ma fidati che se inizi a seguire un metodo e lo porti avanti, nel tempo migliorerai veramente le tue performance, perché anch'io ero disorganizzato e ero improduttivo al 100%. Però oggi sono veramente soddisfatto dei risultati che sto ottenendo e vedo un miglioramento che è continuo e questo mi spinge a fare sempre meglio. Quando non sai invece da dove partire, fatti sempre la domanda: quali sono i problemi che una volta risolti mi daranno un determinato risultato? Quali sono quelle task che una volta portate a termine mi daranno il risultato sperato? Io ad esempio a inizio giornata parto sempre dando la priorità a quelle cose che mi danno più ansia, a quelle cose più lunghe e noiose, e poi verso la fine della giornata cerco di tenere quelle più veloci e più divertenti, se vogliamo chiamarle così. In questo modo, oltre ad ottimizzare il tuo tempo, andrai a aumentare la tua produttività di conseguenza, perché è ovvio che solitamente all'inizio delle proprie giornate si ha più energia da dedicare a tutti questi meccanismi e poi
mano a mano che passano le ore, il nostro livello di performance calerà, perché è fisiologico. Ecco che lì mi tengo tutte quelle task, ad esempio, di lettura, di informazione e di formazione, perché sono più stanco. La nostra mente scimmiesca è un vero e proprio casino a volte, però se ci impegniamo e abbiamo la volontà di performare, diventa una macchina quasi perfetta e ci può far ottenere il meglio della nostra vita e dal nostro lavoro. Sta tutto nella volontà di iniziare, ovviamente. Bene, io direi che per questo video può bastare, altrimenti diventa un documentario. Ora fate tutte quelle cose che vi dicono gli influencer, come like, condivisione, eccetera, eccetera. Io devo andare a fare una chiamata. Ciao!